Voi mi credete? Nell'ottobre del 1802 Beethoven cercò tranquillità in una casa di contadini nella vallata di Heiligenstadt, dove più tardi scrisse la Sinfonia Pastorale. In un giorno di grande depressione scrisse ai fratelli queste parole: Per i miei fratelli Carlo e Giovanni, voi mi credete intrattabile e misantropo e come tale mi rappresentate. Quanto siete ingiusti. Voi non conoscete la causa segreta per cui vi appaio tale. Da 6 anni soffro un male terribile, aggravato dall'ignoranza dei medici, un missis. Pensate che nato con un carattere ardente, impressionabile e suscettibile a tutti i piaceri che offre la società, io fui costretto a separarmene sì presto, ad allontanarmi dagli uomini e passare la mia vita nella solitudine. Se qualche volta cercai di dimenticare la mia infermità, o come ne ero severamente punito dalla triste e dolorosa prova della difficoltà di udire. Tuttavia, mi era impossibile dire alla gente: parlate più forte, gridate, perché sono sordo. Come risolvermi a confessare la debolezza di un senso che avrebbe dovuto in me essere più perfetto che in qualunque altro? O missis. Commento. L'ignoranza dei medici non era la causa dell'aggravamento della sordità di Beethoven. La sua sordità non era la causa dell'allontanamento dalla società. L'impossibilità a dire parlate più forte, gridate, perché sono sordo, non era una vergogna. Queste condizioni erano le antenne che fecero di lui un genio musicale.